significa, come dire, essere pienamente cittadini. Il referendum è per lui, è per ognuno di noi. Poi è chiaro che nell'urna ognuno di noi, grazie a Dio, è libero di esprimere i propri convincimenti. E si vota domenica prossima, il 17 aprile, con Simona Burattini. Vediamo i dettagli del quesito e anche come si vota. Domenica 17 aprile dalle 7 alle 23 si voterà per il referendum sulle trivelle. Nel quesito sulla scheda si chiede se cancellare o meno la norma che consente alle società petrolifere già titolari di concessione di proseguire nell'opera di ricerca ed estrazione di gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo. Tra le ragioni di chi è a favore della cancellazione della norma vigente ci sono principalmente i rischi ambientali. Voterà sì chi pensa che le trivellazioni non risolveranno i nostri problemi energetici perché le riserve certe di petrolio e di gas nei mari italiani non sono sufficienti per il fabbisogno del paese. Chi dice no all'abrogazione della norma considera al contrario l'estrazione di gas e petrolio nei mari italiani un'attività sicura e importante per le nostre esigenze energetiche. È valido solo se va a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.